Presidente Chiodi, il PDL si schiera fuori di Pierluigi Properzi, compatto. È tardi? Beh, certo, se avessimo fatto prima le scelte sarebbe stato più opportuno. È stato un lavoro intenso, prima abbiamo lavorato per cercare di allargare l'alleanza il più possibile, per avere più chance elettorali. La comunità locale, insomma, il partito locale ha condotto diciamo così, le scelte, le valutazioni. Una volta che il partito ha scelto, il partito ovviamente si compatta sul nome scelto dal partito. C'è un altro grande schieramento di centro, di centrodestra, ma non solo quello di Giorgio De Matteis. Da tempo si dice negli ambienti politici dell'Aquila, Chiodi sostiene De Matteis. Chiodi ha cercato insieme ad altri di presentare un'alleanza più vasta, così come si cerca di fare sempre, così come abbiamo fatto a Roseto per vincere le elezioni, così come non è stato fatto magari altrove e poi avendo maggiori difficoltà. Quindi queste sono state valutazioni che sono state fatte, era un'opzione molto importante, molto qualificata. Tuttavia, insomma, le storie, poi le vicende dei partiti, delle situazioni locali incidono. Tuttavia, in questo momento il partito ha fatto la sua scelta, io sono un membro del partito, dell'ufficio di presidenza nazionale, quindi è chiara qual è la nostra posizione. È vero però anche che alcuni uomini e donne legati a Chiodi, dati per vicino a Chiodi, stanno con lo schieramento di De Matteis. Ma vicino a Chiodi sono tanti. Non solamente, ci sono anche quelli che stanno nel PDL e che rimangono nel PDL, c'è chi invece ha fatto scelte diverse, ma le situazioni amministrative, come lei sa, sono sempre particolari. Noi ne abbiamo vissute di simili in tante parti dell'Abruzzo, purtroppo, e che ci hanno magari ecco, non fatto esprimere tutta la potenzialità che avremmo potuto esprimere. Ultima cosa, c'è una richiesta di espulsione, come la valuta? Lei quanto le dà preoccupazione o pensiero? No, andiamo avanti con un'altra domanda, cerchiamo di fare bene le elezioni e di vincerle. Ultima cosa, allora, si era partiti dicendo per l'Aquila un candidato giovane per svecchiare il partito, per rifare il partito, con tutte le competenze, con tutte le conoscenze che ha, Pierluigi Properzi ha anche 69 anni. Beh, un'età matura che permette anche di affrontare con maturità quello che è un compito difficilissimo, perché la ricostruzione dell'Aquila è un compito molto, molto complesso e difficile, si può fare molto meglio di quello che è stato fatto finora, si può avere più chiarezza, si può avere una maggiore visione, si può avere anche una relazione migliore con i governi e con tutte le altre figure istituzionali che si occupano che hanno il dovere di occuparsi della ricostruzione, con gli altri comuni, credo che si possa migliorare tantissimo. Comunque vada, dopo le elezioni si migliorerà a prescindere. Il problema è che noi abbiamo avuto periodi scanditi da situazioni elettorali, anche la provincia dell'Aquila è stato un altro momento difficilissimo, dove peraltro tutti davano per vincente il presidente uscente, che è stato, direi, clamorosamente sconfitto, ma non tanto clamorosamente per quello che era la nostra sensazione, quanto per il fatto che c'erano stati sondaggi anche del Sole 24 Ore che lo davano come il presidente più apprezzato in Italia. Ma insomma, così vinceremo anche le elezioni qui. Se al ballottaggio va De Matteis, che spazi ci sono per ricucire? Ma guardi, è una sorta di primaria diventa, quindi noi collaboriamo strettamente in regione, si collabora, c'è un'alleanza forte, quindi questa è come una sorta di primaria a un certo punto che sarebbe stato auspicabile che si facesse. Senatore Quagliariello, il PDL ha scelto Pierluigi Properzi. Sì, è stata una scelta che è venuta dopo un lungo tentativo di dare alla città dell'Aquila un solo candidato di tutti i moderati che potesse rendere più agevole l'obiettivo che è quello di non avere una conferma del sindaco uscente. Se è nel momento in cui si è preso atto questo obiettivo non era possibile raggiungerlo, la nostra scelta è andata ad un tecnico, ad una persona che può portare un contributo a quello che è il primo problema di questa città, e cioè la ricostruzione. Le primarie sono uno dei punti di forza citati dal segretario Angelino Alfano per il nuovo corso. All'Aquila sono saltate dopo essere state indette, c'è stata irritazione a Roma per questo percorso. Ma vede, c'è stata la presa d'atto di una cosa. Le primarie si fanno quando tutti i candidati di una determinata area le accettano. Se uno dei candidati dice: io non sono disponibile a mettermi in gioco, le primarie perdono gran parte del loro significato e del loro peso.
perché comunque poi dovrai andarti a confrontare al primo turno. E credo che questa sia stata la ragione. A Roma è dispiaciuto il fatto che non si sia arrivati a una candidatura unica. Ne abbiamo preso atto, vorremmo che sia chiaro che la candidatura dell'architetto Properzi non è la candidatura contro qualcuno, è soprattutto un contributo positivo per questa città e non vuole allontanare, ma bensì avvicinare, l'obiettivo di raggruppare tutti i moderati e dare un sindaco che sia espressione del mondo moderato all'Aquila. L'obiettivo, è stato detto, è quello di cambiare la coalizione che guida questa città. Qualora questo non avvenisse, o peggio, non si arrivasse al ballottaggio, saranno messi in discussione i vertici locali del partito, provinciali, regionali? Ma guardi, ora la cosa più importante è quella di fare una buona campagna elettorale. Si è partito in ritardo, mancano 40 giorni, 40 giorni sono tanti per una buona campagna elettorale e io mi auguro che sia il risultato, diciamo, della coalizione che appoggia Properzi, ma in particolare il risultato del PDL possa essere un risultato all'altezza della tradizione e della storia di questa città e rappresentare quanto il Popolo della Libertà ha fatto per l'Aquila. Un'ultima domanda, gli ultimi due candidati sindaci del centrodestra, uno perdente e l'altro vincente, sono stati sostenuti con un mega evento da Silvio Berlusconi, stavolta forse non ci sarà. Io credo che il segretario Angelino Alfano verrà quanto prima all'Aquila. Penso che per quello che è il ruolo che Berlusconi ha avuto in questa città sia giusto che lui resti fuori dalla contesa. Francamente non l'ho sentito su questo punto, offro quello che è un mio punto di vista particolare. Architetto Properzi, lei, Chiodi, Piccone, Del Corvo, Giuliante allo stesso tavolo con Quagliariello, era ora. Ma mi sembra che questa sia una conclusione molto positiva di un avvio che, come ha detto il Presidente Chiodi, ha visto confrontarsi posizioni anche diverse, ma sicuramente tutte tendenti a un successo in questa campagna elettorale. Mi sembra che ora si sia partiti bene, con convinzione, con apporti qualitativi da parte di tutte le componenti del PDL, quindi la mia lista si trova appoggiata da un partito forte, coeso e con le idee chiare. Senatore Piccone, il PDL su Properzi compatto, è troppo tardi? No, io credo di no, la campagna elettorale di fatto ancora non inizia, è compatto e farà la sua battaglia il PDL con Properzi, io credo che siamo perfettamente nei tempi.